E questo è anche un po' il motivo che mi porta a liberarmi della mia amata, perché è stata una gran camera, Pocket 6K. Online potete trovare tantissime recensioni dove parlano delle caratteristiche delle varie camere, ma quello che voglio fare io oggi qui è dirti che cosa utilizzo io e perché, e quali sono i miei passaggi da un brand a un altro brand e il motivo. Per chi già mi segue sui miei social media, vi lascio il mio link Instagram qui sotto, sa bene che per la mia produzione video io utilizzo Blackmagic e Nikon. Questo non vuol dire che scatto e filmo solo con questi due brand, perché molto spesso mi capita anche di noleggiare altre videocamere di altri brand come Red, Arri e via dicendo. Negli ultimi anni ho utilizzato in particolare la Ursa 12K, è una videocamera con prestazioni molto alte, ma come potete vedere è molto pesante, ingombrante, difficile da montare su un gimbal e via dicendo. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, la prima versione, Nikon Z6, quella con cui sto filmando adesso, Z6 II, e da poco, da quando è uscita, la Nikon Z8. Questo è quello che io possiedo e che comunque sia metto a disposizione del cliente quando vengo assunto, diciamo, per il lavoro. Però, come ho detto, spesso mi capita di utilizzare anche altre camere. Sto facendo un po' dei ragionamenti, perché non mi piace avere troppa attrezzatura che rimane lì ferma, non usata. Come potete vedere, solo qua ho tre camere, più quella che mi sta filmando, e di recente mi sono anche liberato di qualche vecchia camera che era lì a prendere polvere. Oggi in particolar modo volevo parlarvi delle mie considerazioni su queste due camere, sulla Z8 e la Pocket 6K, perché nella mia produzione voglio avere almeno due camere che filmano RAW internamente. E fino all'arrivo della Z8 le mie due camere erano la Pocket 6K e la 12K per i lavori di doppia camera, per avere la stessa color science, un bel profilo log e via dicendo. Ma adesso, con l'arrivo della Z8, sento che queste due camere giocano un po' lo stesso ruolo, perché sono due camere che potrei montare su un gimbal, mentre l'altra la uso a camera a mano. Due camere piccole, tra virgolette, che si possono montare per fare un camera car o utilizzare in situazioni dove si vuole essere più leggeri. Quindi ho fatto una scelta tra queste due. Chiaramente questa è nuova, ha delle specs incredibili. Non posso linkarvi il video, o comunque sia potete scrivere Nikon Z8 e ne verranno fuori tantissimi. E ne farò anche degli altri specifici per la parte video di Nikon Z8, perché è davvero una chicca. E questo è anche un po' il motivo che mi porta a liberarmi della mia amata, perché è stata una gran camera, Pocket 6K originale, cioè la prima versione. Vi voglio argomentare un po' questa scelta. Come ho detto, il form factor è una, cioè nel senso che sono tutte e due piccole. Io comunque sia faccio anche qualche foto, mi piace fare foto e questa è una fotocamera. Ok, ho anche la Nikon Z6 II che è una gran fotocamera, ma questa è ancora meglio. Un altro fatto, la Z8 appunto fa il RAW interno, ha solo due compressioni del RAW, qualità normale, alta qualità, non ha le compressioni che ha la Blackmagic, però è un file molto molto bello, è un bel RAW. In più ha lo schermo tiltabile, un altro punto a vantaggio. Oltretutto molto bello, non è grande come questo qua della Pocket, però ha dei colori fantastici. Ha il sensore stabilizzato, che io personalmente non uso, però per alcuni lavori è comodo averlo, specialmente a mano libera anche senza rig, solo con una lente si riescono a portare a casa riprese molto belle, mentre con la Pocket non rigata non si porta a casa niente, perché è tutto shaky. Già con un 50 mm è difficile filmare con questa, perché un 50, se non sbaglio, dovrebbe diventare un 65 più o meno, è troppo lunga, è una lente troppo lunga e tutto il footage viene mosso. Ah, la batteria dura 2 ore, scatta appunto fotografie. Abbiamo il RAW compresso, il ProRes, il Log, H265, H264. Diciamo è una camera completa. Quello che mi sono trovato a fare, appunto, è filmare con queste due camere con la stessa lente. Pubblicherò presto un video sui footage che vengono fuori da queste due camere. Posso dirvi che la RAW 12 bit non ha niente a cui invidiare alla Pocket 6K. Anzi, questa camera
è anche una slow-mo camera, perché fa 4K full frame senza croppare, 120 frame in full frame. Questa non è full frame, questa è super 35, ma volendo si può utilizzare anche in DX, che si avvicina molto al form factor super 35 e ancora fa 120 frame al secondo, fa 8K 60 frame al secondo, quindi è una camera molto performante in un body molto molto piccolo e fa anche le foto. Un altro fatto che mi ha spinto quasi un anno fa, anzi sì, un anno fa, a comprare la Ursa Mini 12K è perché ha un readout sensore. Il readout sarebbe praticamente la lettura dei pixel, perciò se noi abbiamo 24 frame al secondo, stiamo filmando a 24, 25 o anche 60 frame al secondo, il sensore ha un tempo di scansione dei pixel e in base alla velocità di questo tempo di scansione dei pixel noi avremo un'immagine più fluida o meno, cioè se il sensore legge i pixel più velocemente abbiamo meno rolling shutter, che sono quelle prove che potete vedere su YouTube del rolling shutter, che fanno fare un pan veloce alla camera e vediamo che gli alberi, le linee sono tutte storte. Perché cosa succede? I pixel incominciano a venire letti dall'alto verso destra e poi vanno in basso ogni riga fino ad arrivare in fondo. Se il readout è molto veloce noi abbiamo le linee più dritte. Ci sono delle camere che hanno il global shutter, che praticamente non è più un rolling, che rolling shutter, rolling per rotolare, per srotolarsi, ma un global, vuol dire che tutti i pixel si accendono contemporaneamente. La Z8 non è un global shutter, ma si avvicina molto, perché a 4K 60 frame al secondo skipping line, vuol dire che utilizza solo i pixel che gli servono per fare un 4K, filma a 4,9 millesimi di secondo, e non smetterò mai di dirlo perché è più veloce anche di questa camera qua. La Ursa fa 12K, va bene, ma io la uso più o meno quasi sempre in 8K, filma a 7,8, non vorrei sbagliarmi, millesimi di secondo. E per questo io la comprai, appunto. La comprai perché mi ero stufato del rolling shutter lento della Pocket 6K. La Pocket 6K, se non sbaglio, si aggira attorno a 17-19 millesimi di secondo. Quindi tutte le riprese a mano libera, dove non si ha su un gimbal, o le riprese anche in movimento, hanno un piccolo shutter che a me personalmente dà fastidio. Mentre con la Ursa ho risolto questo problema, ma con la Z8 a 4,9 millesimi di secondo in 4K, diciamo che non c'è, è quasi un global shutter. Quindi ho deciso di liberarmi della Pocket, che oltretutto la Pocket non fa neanche lo slow motion, fanno lo slow motion in 2K, super croppato, perciò mi sembra che le lenti diventano per 2, perciò un 50 diventa un 100 mm e fa 120 frame al secondo, però è davvero, non l'ho praticamente mai usato, a parte penso 2-3 volte, ma non è una camera per fare slow mo. È una grande camera, però ho preso la 12K appunto per avere un rolling shutter più veloce, chiaramente poi ha anche altri vantaggi che adesso non stiamo ad elencare, ma principalmente per quello. E adesso è arrivata la Z8 con 4,9 millesimi di secondo, quindi la mia idea è tenere la Z6 II, quella che mi sta filmando, la Z8 e la Ursa Mini 12K. Chiunque sia interessato ad acquistare una Pocket 6K originale, tenuta bene, funziona tutto, mi può sempre contattare su Instagram, questa è in vendita col Tilta Cage. È una buonissima camera, ma la scelta che ho fatto io è quella di tenere la Z8, che secondo me è la miglior camera ibrida sul mercato in questo momento, e la Ursa Mini 12K. Ho già provato a matchare i file ed è fattibile. Chiaramente non sono simili come color science come potrebbe essere la Pocket e la Ursa, che sono praticamente identiche. C'è un pochino da lavorare, però mi sono preparato le mie LUT, che metterò presto disponibili su Milk LUT, il canale Instagram. Ve lo lascio qua, anche quello in descrizione, che è un nuovo canale dove voglio proporre le mie LUT. Perciò, una volta che le LUT sono pronte, si possono applicare la matchabilità dei file, è tutto più veloce. Un altro motivo per cui voglio avere due camere che filmano RAW, appunto, come ho già detto, è quella di avere innanzitutto due camere sul set. Io, fino a quando ho cominciato a lavorare in modo professionale, non sono mai andato su un set fotografico, video, solo con una camera. Solo una volta in più di 10 anni di lavoro mi è capitato che una camera si fermò e per fortuna ne avevo un'altra. Perciò una camera può fungere da backup all'altra e tutte e due hanno una qualità altissima, e vedrò di giostrarmi le due camere in base al lavoro che devo fare.
In questo momento sono molto in hype del fatto della velocità del rolling shutter della Z8, che è 4,9 millesimi di secondo, in più fa 8K60, ha sensore stabilizzato, il file è molto bello, ha la possibilità comunque sia di mettere un adattatore, che anche quello mi è stato mandato, presto farò un video con gli ND interni, perciò posso usare tutte le mie lenti moddate come le Takumar. Ho fatto un video dedicato che vi lascio magari in scheda qui sopra, che non sono lenti per mirrorless, perciò hanno uno spazio tra la lente e la camera dove posso applicare questo filtro ND interno, perciò non devo più applicare i filtri davanti alla lente, ma è come se fosse un filtro interno della camera, perciò è molto molto comodo. Non ho molto altro da dire. Vedo che ci sono online pareri discordanti. Nikon viene sempre pensata come la camera fotografica che non fa video. Secondo me bisogna un attimo aprire gli occhi, la gente sta un attimo dormendo su Nikon, perché questa è la miglior camera sul mercato, ibrida. E ok, non è una CineLine, perché Nikon non ha la CineLine, ma questo non è un punto svantaggio, è un punto a vantaggio, perché ha dato a una mirrorless le feature di una cinecamera. Io spero che Nikon con i prossimi aggiornamenti magari possa aggiungere piccole cose, come potrebbe essere il first color. Sono un metodo per controllare l'esposizione. Provo a creare queste immagini qui col first color, vedete? Com'è? Mi vedete? Ok, potete vedere le zone di alte luci che sono gialle, se sono rosse sono bruciate, le zone viola e blu sono quelle nelle ombre, questi sono i false color. Chiaramente aggiungendo un monitor esterno tipo il mio Blackmagic Video Assist 4K sarà il false color nel monitor, però sarebbe una feature carina anche di averla direttamente in camera. Questi piccoli aggiornamenti potrebbero rendere davvero questa camera, è già una camera che la gente ti sta dormendo sopra. C'è solo una feature in più che la 12K ha, a parte i 12K, questa arriva a 8, e 240 frame al secondo, però va a croppare ancora di più. In più questa camera è un full frame. Adesso io nella video non sono un fanatico del full frame, Vista Vision, D-Red, sono le nuove cinema camere appunto con un sensore grande, un full frame, perché sono sempre stato abituato a utilizzare Super 35, che è sempre stato lo standard nel cinema, ma devo dire che il full frame per alcuni lavori ha un bel look. E con la Z8 posso appunto scegliere senza perdita di qualità se voglio utilizzare un Super 35 o il full frame. Diciamo è una camera dalle mille possibilità. Un'altra cosa che non ho nominato è l'autofocus, perché ha un buonissimo autofocus, ma io non sono abituato ad usarlo. Ho cominciato un po' a usarlo con la Z6II, perché prima di passare a Blackmagic, e Blackmagic praticamente non c'ha l'autofocus, prima di spingere il rack a un punto di messa a fuoco singolo, se hai una lente Canon, perché questo è un attacco Canon, ti mettono a fuoco quel punto centrale lì e punto, praticamente non ha l'autofocus. E prima ancora io utilizzavo Sony, avevo la Sony A7S2 e la R2 che in video facevano schifo in autofocus, perciò ho cominciato a utilizzare l'autofocus con la Z6II e mi trovo abbastanza bene, anche perché ero abituato a non averlo. Quelle volte che l'ho usato mi sono trovato molto bene. Mi è capitato la prima volta, il primo video musicale che ho girato con la Z6II, dovevo fare una scena su gimbal con la camera che facevo un 360 e ho utilizzato l'autofocus e avevo la ripresa tutta a fuoco, col soggetto a fuoco, perciò è molto comodo. Con una camera del genere te lo scordi semplicemente, con questa anche. Perciò questo è un altro vantaggio, avere l'autofocus, chiaramente con lenti dedicate che hanno l'autofocus. È una camera che usata a mano libera mi dà un'opportunità di stile di ripresa, rigata mi dà un'altra opportunità di stile di ripresa, su gimbal un'altra ancora, quindi è super completa. Questa è la mia scelta, questa è la mia camera. Prima con la 6K e la 12K avevo due camere molto simili, tutte e due cinema camere, sì, una dimensione diversa, ma comunque sia senza autofocus. Questa a mano libera per essere utilizzata va rigata, chiaramente la puoi usare su un gimbal, un RS3 Pro, certo, questa sì, gliela metti, ma non hai molta libertà di movimento con la Ursa 12K. Quindi l'unica differenza era quella, mentre togliendo la Pocket 6K e tenendo la Z8 e la Ursa 12K ho due super camere con un file matchabile, dove una va bene per tutto. Cioè, se dovessi scegliere una camera, se oggi mi dicono Samuele scegli una camera da portarti per qualsiasi evenienza, io sicuramente mi porto questa, perché ho un file cinema RAW
e la posso utilizzare in tutti i modi. Questa è una cinemacamera, è bellissima, la adoro, ha un file molto bello che mi piace. Comunque sia, non bisogna rigarla, io metto la lente, la batteria e sono pronto ad andare. È una gran buona camera, bella camera, sicuramente, ma appunto io me le tengo tutte e due. Quella che viene eliminata per adesso è la Pocket 6K. Spero che questo video sia stato utile, spero che i miei ragionamenti siano comprensibili della mia scelta. Posso assicurarvi che la tecnologia sta andando molto veloce, perché fino a 10 anni fa ci scordavamo una cosa del genere. Ho scelto queste due camere perché una mi fa fare tutto e qualsiasi cosa, anche le fotografie. L'altra è molto più improntata verso uno stile di ripresa che a me piace molto in mano libera, ma ho bisogno di avere due camere che mi filmano il RAW interno, ho bisogno di avere due camere che mi danno una qualità cinema, e questa è la mia scelta. Spero sia stato utile e al prossimo video.